Corteo degli agricoltori a Pordenone, 117 mezzi agricoli hanno sfilato questa mattina lungo il ring urbano, chiesta maggiore attenzione al settore, l'appello a Europa e governo, non sono mancati disagi e rallentamenti alla viabilità. Comitati ricorrono al Consiglio di Stato sul progetto dell'ex fiera a Pordenone, il sindaco Alessandro Ciriani, se il ricorso farà perdere nuovo tempo mettendo a rischio il finanziamento, il comune si tutelerà. A Portogruaro la giornalista ucraina Irina Kashchei si racconta a Media 24, da un lato il conflitto bellico con la Russia che non accenna a diminuire, dall'altro la richiesta di aiuti ancora necessari sul fronte militare. A Bibione intanto la comunità ucraina è salva, può restare al centro di accoglienza. La veneziana Cavallino Treporti si conferma leader nel settore del turismo all'aria aperta, con nuovi riconoscimenti alla fiera di Stoccarda. Si punta sempre di più ad ambiente e tecnologia il settore. Si ritroverà il 19 febbraio al Palazzo Vescovile di Portogruaro in un convegno che unisce Veneto e Friuli. Venezia Giulia. Il telegiornale di Media 24, ben ritrovati con l'informazione locale. Due persone sono state investite questa mattina a Polcenigo, in località San Giovanni, da un'auto attorno alle 6.30. Sul posto i sanitari che hanno provveduto al trasporto presso l'ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone dei due feriti, fortunatamente non in gravi condizioni. Un altro investimento si è verificato sempre nel pordenonese, ma questa volta a San Martino al Tagliamento, dove una persona è stata investita da un mezzo, le sue condizioni sono serie, per lei invece è stato disposto il trasferimento all'ospedale di Udine. Corteo degli agricoltori questa mattina a Pordenone, 117 i mezzi che hanno sfilato. Date il giusto valore al nostro lavoro. È uno dei cartelli che questa mattina a Pordenone campeggiava da uno dei 117 trattori protagonisti della sfilata lungo l'anello urbano della città, sulle rive del Noncello. Un lungo corteo partito alle 10 che ha percorso tutto il ring, causando qualche rallentamento al traffico per far sentire pacificamente la propria voce, ossia quella che chiede con forza maggiori attenzioni al settore e i cui destinatari per eccellenza, oltre a governo ed enti locali, hanno gli indirizzi che portano direttamente a Bruxelles, il cuore dell'Unione Europea, laddove nasce la PAC, la politica agricola comunitaria che tanto sta facendo discutere. Sul piatto del presidio la valorizzazione dei prodotti agricoli, la revisione del Green Deal su fertilizzanti e fitofarmaci, la certezza dei tempi nell'erogazione dei contributi, la garanzia di continuità delle agevolazioni sul gasolio agricolo. I mezzi si sono ritrovati alla SME in via Musile, hanno proseguito poi lungo l'anello urbano, sfilando in via Udine, viale Martelli, Dante, piazza Duca d'Aosta, continuando per viale Marconi, 30 aprile, via Oberdan e via Pola fino al ritorno. La manifestazione è terminata attorno alle 12, momenti di disagio ci sono stati alla rotonda di via Frasca, anche se il tutto è stato gestito con professionalità da polizia, carabinieri e ben 16 agenti della polizia locale guidati dal comandante Maurizio Zorzetto. Per l'occasione alcuni uomini sono arrivati anche dal comando di Cordenons per gestire al meglio la viabilità e recare il meno impatto possibile alla circolazione. E la protesta del mondo agricolo nelle diverse declinazioni, con le varie sigle che sfileranno anche nei prossimi giorni, continuerà a farsi sentire. Giovedì a Roma è atteso un altro presidio. Noi oggi abbiamo sentito l'onorevole Emanuele Loperfido relativamente agli ultimi interventi governativi sul settore. Emanuele Loperfido, onorevole di Fratelli d'Italia, giovedì è attesa una manifestazione di protesta anche a Roma dopo quella dei giorni scorsi sul grande raccordo anulare. Il governo si è mosso con l'innalzamento dell'esenzione IRPEF per redditi anche oltre i 10.000 euro, ma il cuore anche della protesta dei presidi è l'Europa in questo senso. Quanto il governo con le risorse che ci sono può intervenire? Guardi, intanto c'è stata una grandissima attenzione da parte del governo, a dimostrazione del fatto che su input della linea politica di Giorgia Meloni, il ministro Lollobrigida e il ministro Giorgetti hanno lavorato per trovare l'adeguata soluzione e anche i fondi per poter incrementare la proposta di riduzione dell'imposta. Non è facile perché sappiamo tutti che la coperta è corta, però abbiamo una esenzione IRPEF per un ulteriore range di
agricoltori che vanno da un reddito dai 10.000 ai 15.000 euro, quindi una riduzione del 50%. Rimane quindi soltanto un 3% che pagherà, un 3% degli agricoltori che pagheranno l'importo IRPEF per l'intero. Quindi la dimostrazione del fatto che la vicinanza c'è, che le risorse sono state identificate, individuate. Ora rimane la questione più importante, ovvero quanto la politica può fare per incidere a livello europeo. Ecco, oggi a Pordenone 117 mezzi agricoli hanno sfilato lungo il ring. Che effetto le fa aver visto anche quelle immagini e quei video in città? 80 erano a Portogruaro sabato. C'è un riscontro anche importante al di là di quelle che poi sono le sigle delle associazioni sindacali? Guardi, il nostro è un territorio dove la vicinanza con il mondo agricolo è un qualcosa di riconosciuto e che la politica riconosce assolutamente. Ecco perché c'è tanta attenzione da parte del sottoscritto, da parte di Fratelli d'Italia, da parte del ministro Ciriani. Sono iniziative che sono su tutto il territorio nazionale ed è per questo che facciamo particolare attenzione. Però in questo momento forse la palla deve passare anche a livello europeo, ovvero l'attenzione al fatto che ci sia il giusto riconoscimento economico, il giusto guadagno per coloro i quali lavorano nel settore agricolo e magari vengono sottopagati da parte delle grandi catene di distribuzione. Ecco allora che bisogna intervenire proprio lì per fare in modo che non ci siano tutta quella serie di passaggi che poi spremono unicamente il produttore. Chiaro che la legge del mercato è molto complessa, però da un lato l'Europa chiederebbe un rigore assoluto per il rispetto di parametri imposti da questo estremismo ambientalista che ha colpito l'Europa, soprattutto con il commissario Timmermans, e dall'altro magari lascia le porte aperte a prodotti che vengono coltivati e prodotti appunto magari in paesi extraeuropei dove non ci sono assolutamente normative che fanno attenzione a quelle che sono le limitazioni rispetto alla produzione di pesticidi. Quindi chiediamo che l'Europa sia a favore degli agricoltori, vicino alle politiche agricole e non contro gli agricoltori, per far sì che possano beneficiare del lavoro dei campi. D'altronde, un prodotto sano è l'obiettivo principale da parte di tutti, e in principal modo da parte anche del ministro Lollobrigida, che non perde occasione per rimarcare come sia necessario cercare di mangiare bene. Ecco allora che per mangiare bene dobbiamo supportare i nostri agricoltori, d'altronde il Made in Italy dal punto di vista enogastronomico è un'eccellenza che dobbiamo tutelare ed è anche con questo che ci vogliamo affacciare con nuovi equilibri nel prossimo Parlamento europeo. Le politiche portate avanti dalla Commissione europea in tema agricolo sono state fallimentari, l'ho detto in una nota all'eurodeputata della Lega Rosanna Conte. A poco valgono le pezze che Bruxelles sta mettendo, dice, sui suoi stessi provvedimenti, come il rinnovo ufficializzato oggi dell'esenzione dalla regola della condizionalità sui terreni lasciati a riposo. La decisione del governo di innalzare l'esenzione IRPEF per gli agricoltori al di sopra dei 10.000 euro, dice l'onorevole Conte, è una buona notizia. Ancora con la protesta dei trattori che, come abbiamo visto dal servizio, 117 mezzi agricoli hanno percorso il ring a Pordenone. Mauro Capozzella è coordinatore provinciale del Movimento 5 Stelle nel Friuli Occidentale. Ben ritrovato. Qual è anche il monito che lascia questa manifestazione, facendo anche un focus, Capozzella, ampliando ancora di più il ragionamento e andando nel cuore delle difficoltà che ci sono nel settore dell'agricoltura in Friuli Venezia Giulia. Ben trovato. Grazie Alessio, ben trovato anche a lei e buonasera a tutti i suoi telespettatori. Beh, una manifestazione corposa, quella che si è tenuta anche qui a Pordenone, si è parlato di più di un centinaio di trattori. Quindi, grande mobilitazione di tutto il comparto agricolo, anche nella nostra regione, anche nella nostra provincia, in particolar modo oggi nel capoluogo di Pordenone. Con chi ce l'hanno gli agricoltori? Perché innanzitutto è indispensabile capire, no, qual è l'obiettivo della protesta. E anche se il governo dice di essere dalla loro parte, in realtà gli agricoltori, caro Alessio, stanno diciamo manifestando contro
il governo è contro, diciamo, delle politiche di bilancio di questo governo. Quindi sul banco degli imputati ad oggi c'è il governo e ovviamente il ministro dell'Agricoltura, perché attraverso l'ultima manovra di bilancio nazionale è evidente che il settore dell'agricoltura è stato sicuramente colpito per fare cassa. Anche Quindi si è l'Europa però, rinunciato Capozzella. No, alla... dico anche l'Europa. Come? Anche l'Europa oltre al governo. Sì, ma stavo dicendo che la politica, diciamo, di bilancio del governo per fare cassa ha inevitabilmente colpito anche il settore agricolo e le faccio alcuni esempi. Si è rinunciato in finanziaria a rifinanziare Agricoltura 4.0, per esempio, che valeva più di 1 miliardo di euro. E sarebbe stata un importante moltiplicatore in termini di investimento. Si è colpita l'agevolazione IRPEF del reddito domenicale e quindi si è diciamo, voluto colpire un settore agricolo senza tener conto delle potenzialità del settore agricolo e accompagnarlo ad una inevitabile e ineludibile transizione ecologica ed energetica. Di conseguenza è evidente che Sì. tutto il comparto protesti. È vero che protesta contro, anche contro le politiche europee che non sono protezionistiche e quindi non fanno argine alla globalizzazione, entrano nel mercato comune europeo prodotti da tutto il mondo che non sono di origine controllata, ma sicuramente ad oggi nella bilancia, diciamo, della finanziaria mancano fondamentali risorse per il comparto agricolo, da cui l'inevitabile protesta. Ancora qualche secondo, Capozzella, perché il numero delle imprese professionali agricole in Friuli Venezia Giulia, dati della CIA regionale, li citava anche lei oggi, sono in calo. Certamente, perché voglio dire, diventare imprenditore agricolo, fare impresa agricola, diventare un'azienda agricola, a parte che è un mestiere duro, evidentemente, ma è anche poco allettante, soprattutto per le nuove generazioni. Ecco perché si dovrebbe investire su Agricoltura 4.0, ovvero a rendere tecnologicamente avanzato tutto il comparto per riuscire a sedurre i Bene. giovani e richiamarli a delle produzioni agricole. Bene. Io faccio solo un esempio. Pensi all'agricoltura idroponica o acquaponica. Proprio in questi giorni, domani, apre la più importante fiera di agricoltura di idroponica e acquaponica a Pordenone. Pordenone è diventato centro nevralgico per questo nuovo tipo di agricoltura. Bene, bene, bene. Si sta parlando di agricoltura verticale piuttosto che in serra. Le novità tecnologiche attraggono tantissimo i giovani. Che cosa devono fare i governi nazionali e regionali? Devono metterci investimenti per attrarre i giovani in una Chiaro. nuova forma, in un nuovo modo di fare agricoltura. Grazie Mauro Capozzella per essere stato con noi. A Grazie a lei, Alessio. Buona presto. serata. Fiori per San Valentino e questa è la preferenza di oltre un italiano su due che per la festa degli innamorati ha deciso di donare piante e fiori anche per sostenere l'agricoltura italiana che è leader nel florovivaismo, è quanto emerge dall'indagine di oggi di Coldiretti sui regali preferiti per la ricorrenza. L'omaggio floreale risulta dunque il più gettonato, tanto da essere largamente preferito rispetto a cioccolatini, capi di abbigliamento e gioielli. Il Veneto dedica al settore florovivaistico circa 2.500 ettari coltivati da 1.400 aziende con un incremento della superficie di più 4%. Padova è la provincia più vocata e rappresentata a livello regionale con oltre il 30%. A Tavagnacco la presentazione del piano strategico triennale del distretto commerciale della Tremesane. Sentiamo l'assessore regionale Bini. Assessore Bini, i distretti del commercio continuano a prendere piede in Friuli Venezia Giulia. In quello della Tresemane c'è un importante piano di sviluppo con 500.000 di euro di finanziamento regionale. Beh sì, devo dire che il sistema dei distretti del commercio in Friuli Venezia Giulia ha visto molto
degli interventi molto importanti da parte della Regione. Con l'ultima stabilità abbiamo superato i 12 milioni di euro di intervento e ci sono state restituite delle progettualità molto importanti. Il distretto della Tresemane è uno dei primi ad aver presentato la progettualità e potenzialmente ci sono dei punti di forza notevolissimi per lo sviluppo di un territorio importante sul quale sono presenti circa 3.000 imprese, tantissimi lavoratori, quindi numeri importanti, un sistema che è appena partito, che deve crescere, un sistema che sono convinto possa dare grandi soddisfazioni al mondo del terziario. Sostenibilità. Digitalizzazione, è questa la strada da percorrere in questo piano di sviluppo, messa anche in rete delle informazioni che siano facilmente raggiungibili dagli utenti. Vanno ammodernati i territori, questo indubbiamente, va ammodernato il comparto, l'innovazione e la tecnologia corre ed è giusto che anche il mondo del commercio, come sta accadendo peraltro, si adegui. Qui ci deve essere una partnership molto forte in primis una convinzione da parte del privato, poi una collaborazione forte e c'è tra pubblico e privato, dove il pubblico magari ci mette un chip degli investimenti e il privato ci crede e investe a sua volta. Tiene ancora banco a Pordenone la questione relativa al polo Young, la riqualificazione dell'ex fiera, dopo che i comitati hanno annunciato di ricorrere al Consiglio di Stato a seguito della decisione del TAR che aveva dato ragione al Comune, facendo dunque proseguire il progetto. Se ci saranno rallentamenti o perdite delle risorse, ha detto il sindaco della città di Pordenone, Alessandro Ciriani, ci tuteleremo. Sta continuando a tenere banco nel dibattito cittadino il tema del taglio degli alberi all'ex fiera. Il comitato Tiglio Verde, sconfitto tombalmente al TAR, che ha ricusato tutto, cioè ha rigettato sia nel merito, ma ha ritenuto anche che non ci fosse alcun interesse diretto dei ricorrenti alla vicenda, dicevo, dopo questa sconfitta al TAR, il Tiglio Verde annuncia il ricorso al Consiglio di Stato. Bene, si parla solo degli alberi, non si è parlato mai in questi mesi del progetto che verrà realizzato, di come verrà riqualificata quell'area verde. Perché? Perché ha prevalso esclusivamente, alimentato anche da una certa informazione, la volontà polemica di concentrarsi esclusivamente sugli alberi. Faccio notare che per realizzare questo progetto il Comune ha faticosamente raccolto 23 milioni di euro senza accendere un euro di mutuo, cioè senza pesare di un centesimo sulle casse del Comune. È stato un lavoro faticoso, in parte fondi PNRR, recuperando soldi europei, in parte ministeriali, in parte contributi energetici, in parte fondi regionali. Quindi un lavoro davvero complesso, che però ha portato alle nostre casse 23 milioni di euro. Ora, dinanzi all'appello lanciato del Tiglio Verde di ricorrere al Consiglio di Stato, voglio dire a queste persone una cosa molto chiaramente. Non è una minaccia. Il TAR ha sentenziato che adesso il diritto da tutelare è quello del Comune a realizzare quest'opera. Se per caso, se per effetto di queste iniziative del Tiglio Verde dovessimo far trascorrere ancora altri mesi e perdere quindi il finanziamento, a fronte di ricorsi temerari, non fondati, anzi infondati e illegittimi, sia chiaro che il Comune si tutelerà. Cioè, dovessimo perdere i soldi, saremmo noi a denunciare queste persone e a chiedere di essere ristorati nel danno che hanno provocato. Un danno da 23 milioni non è uno scherzo, quindi si stia attenti a scherzare con il fuoco, perché c'è anche un limite alla pazienza e c'è anche un limite, all'utilizzo di strumenti giuridici che possono creare anche delle conseguenze molto negative. E sul tema relativo al polo Young è intervenuto anche il consigliere regionale di Open Sinistra Friuli Venezia Giulia, Furio Onsel, a seguito anche della presa di posizione del sindaco Ciriani, come abbiamo sentito poco fa. Il dialogo con i cittadini, ha detto Onsel, non può essere gestito in questo modo dai loro amministratori o coloro che un domani andranno a chiedere il voto. Il cittadino va sempre rispettato, perché è al suo servizio che l'amministratore opera. Non esiste un interesse dell'ente che non sia del cittadino, come invece purtroppo è stato dichiarato. I fondi del PNRR, dice Onsel, hanno anche un valore simbolico, in quanto fondi ricevuti in compensazione della tragedia del Covid. Pertanto andrebbero usati per opere che promuovono la coesione sociale, oltre alla tutela dell'ambiente, per le future generazioni.
Cambiamo argomento. Vede i carabinieri e prima della perquisizione ingerisce 15 ovuli contenenti cocaina ed eroina. È accaduto a Mestre durante gli ultimi controlli da parte dei militari dell'arma nel noto quartiere Piave. Ebbene, l'uomo, un 32enne nigeriano, è stato condotto all'ospedale dell'Angelo. Il peso complessivo della sostanza ingerita è di 10 grammi. L'uomo, all'esito dell'udienza celebrata, è stato sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere. All'aeroporto Marco Polo di Mestre i poliziotti hanno intercettato un cittadino italo-russo diretto in Pakistan con scalo a Istanbul che si era dimostrato insofferente ai controlli degli agenti di frontiera. Ebbene, a seguito di ulteriori approfondimenti a suo carico, l'uomo aveva un provvedimento per il reato di frode inserito in banca dati nella stessa giornata del controllo ed emesso nel mese di dicembre del 2023 dalla corte distrettuale della città russa di Kaliningrado, per il quale, ai sensi del codice penale russo, è prevista la pena massima di 5 anni di reclusione. Il cittadino italo-russo, in qualità di amministratore di una società con sede proprio in Russia, avrebbe omesso di pagare stipendi ed altri emolumenti a 110 dipendenti, oltre a licenziarne altri 200. La frode per mancato pagamento stipendiale ammonterebbe a un corrispettivo di circa 80 milioni di euro, oltre ai quali vanno aggiunti il mancato pagamento di tributi e l'alienazione fraudolenta di beni societari per un ammontare di altri 82 milioni di euro. È stato arrestato dagli operatori e condotto in carcere a Venezia, a Santa Maria Maggiore, a disposizione dell'autorità giudiziaria. Guerra in Ucraina che è ancora in stallo, servono maggiori aiuti militari, così ci ha detto una giornalista ucraina di Kharkiv presente a Portogruaro e noi con lei abbiamo fatto il punto della situazione sul conflitto. Irina Kashay è una collega, una giornalista ucraina che ci consente anche di fare il punto della situazione dopo 2 anni da questa guerra con ovviamente la Russia e l'invasione della Russia. È qui a Portogruaro per un'iniziativa, tra poco magari anche ne parleremo, ma Irina, qual è a distanza di 24 mesi la situazione? La distanza di 24 mesi dell'invasione su larga scala, perché noi ucraini sottolineiamo sempre che è l'invasione su larga scala che è avvenuta 2 anni fa, perché l'aggressione russa sull'Ucraina risale a 10 anni fa ormai. Siamo al triste giubileo quest'anno da quando hanno staccato la Crimea. Adesso, come avete visto, molte autorità ucraine, anche militari, ammettono che la situazione è in stallo sul campo di battaglia, purtroppo. E probabilmente in parte è dovuto proprio alle decisioni prese anche dai nostri alleati, alle lungaggini dei tempi, alle forniture mancate o non sufficienti delle armi, perché purtroppo l'unico modo per uscire da questa guerra, per concluderla, è quella di far vincere l'Ucraina. È l'unico modo che sarebbe giusto e che non metterebbe in pericolo tutta l'Europa. L'Italia ha fatto sapere di chiaramente continuare con i propri aiuti, ma della stessa insomma linea anche gli Stati Uniti e l'Unione Europea. Ecco, su questo però che cosa chiede la popolazione ma anche la stessa Ucraina? Intanto i tempi più rapidi, perché mentre gli aiuti non stanno arrivando, l'Ucraina ogni giorno perde i militari e i civili, stiamo perdendo le vite umane e quindi ogni giorno è importante, più presto arrivano gli aiuti militari, più vite umane saranno salvate. Tu sei originaria di Kharkiv, che cosa si sta vivendo in quelle zone? È una città molto bersagliata, il suo centro storico è molto danneggiato purtroppo. E l'anno scorso, durante la grande controffensiva delle nostre forze armate, hanno spostato l'artiglieria russa dal tiro. Quindi l'artiglieria russa non arriva più a tirare sulla città, però arrivano ancora i missili, soprattutto S-300, e fanno molti danni. Voi lo vedete anche dai notiziari che muoiono molti civili, perché i russi bersagliano molto spesso le case residenziali. E molte famiglie che sono pure tornate, io conosco le famiglie che sono state in Italia, sono tornate dall'Italia a Kharkiv,
per stare lì, per stare sulla, nelle proprie case, è giusto che si tornino, però dopo vari mesi di questa situazione molto pesante non stanno riuscendo a vivere lì, quindi si spostano ormai internamente dentro l'Ucraina, nelle regioni un po' più tranquille. Ieri eri a Porto Gruaro, hai insomma preso parte alla presentazione del libro L'Ucraina siamo noi, ecco, qual è anche il messaggio che questo appuntamento ha voluto lanciare? Portare la voce dell'Ucraina, perché l'Ucraina non ha mai parlato con la propria voce fino a 2 anni fa. Per noi ha sempre parlato il nostro aggressore, la Russia, che diffonde in maniera molto sapiente, devo dire, le proprie narrative, che danneggiano molto, storpiano molto l'immagine, la verità. La propaganda purtroppo in Italia è onnipresente, è un grande problema. Ad esempio la propaganda russa la incontriamo nei libri di scuola media, oggi nelle scuole. Tuttora sui banchi di scuola i ragazzi sono costretti a imparare le narrative russe che non corrispondono minimamente alla verità. Che cosa chiedono anche le comunità di tuoi concittadini che si trovano in Italia, che comunque hanno già ricevuto e stanno ricevendo comunque degli aiuti, ma ancora non è finita e lo vediamo, non sembra esserci al momento ancora una via d'uscita da questo conflitto? Sì, le famiglie che ho contattato, ovviamente ho intervistato qui degli ucraini in Italia, sono molto grati al popolo italiano, hanno incontrato un calore umano unico, veramente rispetto a tutti gli altri profughi, loro sono molto contenti proprio dell'approccio umano che hanno visto moltissima solidarietà, gli italiani che spalancavano le proprie case per accoglierli, che aiutavano, che facevano il volontariato, portavano i tir carichi di aiuti umanitari verso l'Ucraina, salvavano animali dall'Ucraina, abbiamo visto tutto questo e ovviamente non è passato inosservato. E l'unica cosa che ho visto che chiedono è la stabilità, di non essere spostati magari dalle case ottenute dallo Stato o del terzo settore per potersi creare una piccola quotidianità, un po' di normalità in tutto quello che stanno vivendo. Un esempio è anche Bibione, dove per esempio la comunità di ucraini fortunatamente potrà rimanere, dov'è? Non so se poi hai avuto modo insomma anche di poter approfondire questo. Sì, sì, molto spesso poi le autorità vengono incontro, capiscono le necessità delle famiglie e adottano delle soluzioni buone per le famiglie in modo che possano rimanere e continuare a vivere sul territorio. Età evolutiva, scuole, nuove tecnologie. Cambiamo argomento e lo facciamo con Sabrina Ross, che è psicologa. Bentrovata. Buonasera innanzitutto. Ecco, le nuove tecnologie sono diventate un po' il leitmotiv che caratterizza un po' tutta la nostra vita e sono entrate con impeto anche nelle scuole e stanno influenzando la didattica. Basti pensare al ruolo fondamentale che hanno avuto nel periodo di Covid, le quali hanno permesso a milioni di studenti di poter seguire le lezioni da casa. Ci sono i pro e ci sono i contro. Esattamente, esattamente. Non possiamo criminalizzarle, dobbiamo imparare ad utilizzarle in maniera consapevole. Se parliamo della didattica dal punto di vista proprio prettamente didattico, dobbiamo assolutamente affermare che hanno svolto un ruolo fondamentale soprattutto per quegli studenti con gravi disabilità cognitive che hanno la necessità di stimolare aspetti cognitivi e compromessi. Quindi attraverso l'uso delle tecnologie del PC si possono utilizzare dei giochi che hanno proprio lo scopo di stimolare le funzioni esecutive, per funzioni esecutive intendo la memoria, intendo l'attenzione, ma in maniera accattivante. Quindi devo dire che da questo punto di vista dobbiamo riconoscerne l'utilità e la necessità di utilizzo anche per quel numeroso campione di studenti affetti da DSA, da disturbi specifici dell'apprendimento. Diciamo, può essere un aiuto questo. Assolutamente. Perché... Però ci sono anche delle casistiche o comunque anche delle tematiche che purtroppo non giocano a nostro favore. Cioè ci sono dei pericoli e dei rischi su questo. Assolutamente. Anche questo mi piacerebbe che certo, lei ci spiegasse. Certo. Innanzitutto i rischi di un eccessivo utilizzo. Io prima ho utilizzato l'aggettivo consapevole che deve comunque rappresentare la norma per un uso delle tecnologie a scuola come a casa. L'uso un eccesso di tecnologie in età evolutiva, ed è questo è stato dimostrato da studi freschissimi, comporta delle grossissime problematiche, disturbi del
dell'umore che si stanno diffondendo nella fascia d'età, addirittura infanzia e non solo adolescenza, difficoltà di concentrazione, quindi andiamo ad ottenere diciamo il risultato opposto a quello che si vorrebbe in realtà ottenere stimolando la didattica con questi sistemi. E difficoltà nella regolazione dell'umore, è stato riscontrato che un uso eccessivo di questi dispositivi porta molto spesso bambini e giovani ad esplosioni incontrollate di rabbia, a non saper controllare e contenere le emozioni. Ecco che allora che dobbiamo noi adulti, nella figura dei genitori e degli insegnanti, sapere come utilizzare al meglio le risorse che ci possono offrire questi strumenti. Ecco, ora vede, nella scuola c'è moltissimo, diciamo, si utilizzano i termini coding e tinkering, no? Ah, che vorrebbe dire? Il coding è la capacità, la programmazione, informatica, no? Quindi nelle scuole arrivano, no, per spiegarlo anche certamente chi ci ascolta. Certo, il coding, ecco, è un sistema, diciamo, didattico che prevede di programmare dei piccoli robottini, ad esempio, attraverso delle semplici operazioni computazionali che permettono all'alunno, perché parliamo di scuola elementare, scuola primaria, proprio di programmare la funzione, diciamo, ad esempio, di una piccola ape, di un robottino a forma di ape. Il tinkering invece significa smontare, rimontare, ed è una metodologia didattica applicata soprattutto alle discipline di carattere scientifico. Ecco, ora sono molto in auge questi sistemi nella scuola, vengono utilizzati moltissimo, ci sono molte scuole che hanno addirittura dei piccoli robot con sembianze antropomorfe, cioè similuomo. Ecco, io dico, sicuramente viviamo in una società in cui questi strumenti sono essenziali e non dobbiamo relegarli in un angolo o dimenticarli, ma quanto bello è ancora smontare un testo letterario, là è bello arrivare, vorrei arrivare, smontarlo, esatto. Comprenderne il significato, il tinkering, lo possiamo fare con un testo, quella che un tempo si faceva in maniera così diffusa che era la prosa, il ripetere con le parole proprie quello che un autore, un poeta aveva espresso. Aiutava molto il pensiero computazionale. Fare un tema, il pensiero computazionale è il pensiero che aiuta a elaborare attraverso fasi. Fare un tema che prevede un'introduzione, un corpo e una conclusione è pensiero computazionale. Quindi non è necessario ricorrere esclusivamente ad ausili digitali ed elettronici per stimolare la capacità di pensiero. Ricordiamoci che la capacità di pensiero, soprattutto nella prima infanzia, deve essere stimolata attraverso un contatto con l'ambiente circostante che prevede l'utilizzo di tutti e cinque i sensi. Lo smartphone, il tablet, che ora si usa a scuola, glielo garantisco, prevede un modello di stimolo-risposta. È un modello astratto, fatto di immagini, che non va a stimolare la creatività, non va a stimolare l'immaginazione, non va a stimolare, in una parola, il pensiero. Chiaro. Soprattutto c'è sempre il rischio, di cui abbiamo parlato anche molto spesso, anche proprio in questa rete, di ridurre le relazioni sociali, di compromettere la capacità di relazionarci, di socializzare, di cui purtroppo le nuove generazioni soffrono. Abbiamo fatto insomma i pro e i contro, ma ci torneremo su questo argomento. Grazie Sabrina Rossi. Grazie a voi. Grazie per essere stata con noi. Vi diamo una notizia, perché tra qualche giorno a Portogruaro, probabilmente la prossima settimana, ci sarà un vertice, il mondo del turismo all'aria aperta, dell'en plein air, si ritroverà nella città del Lemene per fare il punto della situazione sul fronte delle sfide in vista di questa estate 2024 che non è poi così distante. Protagonisti saranno gli operatori e le categorie di Cavallino Treporti, che a livello internazionale si sta sempre di più consolidando come località leader, che a Stoccarda, in una delle fiere più importanti, ha ricevuto il più alto numero di premi. Sentiamo. Cavallino Treporti alla fiera di Stoccarda si è confermata la capitale europea del turismo all'aria aperta, in quanto è l'unica località in Europa ad avere ben 10 superplatz. Questo è un risultato importante e dà il segno di quello che è il livello di qualità delle strutture presenti a Cavallino Treporti, strutture che ogni anno
cercano di offrire qualcosa di più, perché non si finisce mai di migliorare. L'importante è portare avanti un miglioramento continuo che risponda alle esigenze degli ospiti. Le sfide adesso sono tantissime. Da una parte c'è quella di rendere le strutture sempre più sostenibili. I campeggi ce l'hanno nel DNA, la sostenibilità, in quanto sono fatte di aria aperta, di alberi, di natura incontaminata, che come gestori noi cerchiamo di preservare e migliorare. Oggi l'ospite chiede assolutamente, intanto chiede di essere trattato meglio di quando sta a casa, quindi questa è la prima cosa, sul territorio lui si deve trovare bene. Poi è chiaro che noi dobbiamo attirarlo oggi con la tecnologia, anche dobbiamo adottare delle semplici strategie per farlo arrivare da noi. Quindi lo smartphone oggi è uno strumento importantissimo, attraverso quello noi dobbiamo arrivare a lui in modo molto veloce, importante smart, quindi lui deve prenotare sì la vacanza, però anche il tavolo al ristorante piuttosto che un corso di nuoto, che altre cose. Quindi va bene sì essere sempre molto amici dell'ospite, ma oggi anche in modo assolutamente tecnologico. Sabato 17 febbraio alle 21 al Teatro Russo di Porto Gruaro torna Silvio Orlando assieme agli attori Francesca Botti, Francesco Brandi e Blue Yoshimi e porta in scena lo spettacolo Ciarlatani, scritto e diretto dallo spagnolo Pablo Remón, già celebrato in patria. Inizio dello spettacolo dunque alle 21 per una commedia che racconta la storia di due personaggi legati al mondo del cinema e del teatro. Ebbene, prosegue nella Città dell'Emene dunque la stagione teatrale. Questo è con questo è tutto, grazie per averci seguito, vi lascio come sempre le nostre previsioni del tempo e poi il TGM Sport e Friuli Venezia Giulia condotto da Giuseppe Palomba. Ci rivede come sempre puntuali con i prossimi notiziari di Media 24. Arrivederci.